diamo la parola a Rita. Ha telefonato la collega qui al MIUR. Chi ha risposto, il dottor Paradisi, ha detto che ormai la legge è legge. Il dottor Paradisi, alla collega che ha telefonato da fuori, e allora che questo per dirti come anche loro non è che stanno bene quello che stanno facendo, e allora glielo dobbiamo dire per forza noi, e siamo noi che dobbiamo dire che noi non ci spostiamo da dove siamo docenti di donne ed altri compiti, donne ed altri compiti. Siamo quelli che si occupano delle biblioteche, siamo quelli che si occupano dei laboratori, siamo quelli che stanno dietro i progetti didattici, siamo quelli che mandano avanti tante di quelle che sono le necessità di una scuola pubblica che ha bisogno di noi per non essere continuamente eliminata, perché piano piano questo rientra tranquillamente nel progetto di dequalificazione della scuola pubblica. Noi stiamo lottando non soltanto per noi docenti che siamo ammalati adesso, ma anche per quelli che si ammaleranno dopo. Che copertura hanno i colleghi che si ammaleranno dopo di noi? Per loro non credo che ci sia nemmeno la possibilità di diventare alta subito, quindi anche per loro si apre il baratro. Oggi non sono qui, forse dovranno capirlo, speriamo che lo capiscano presto. Noi intanto la nostra battaglia la portiamo avanti, così come la stiamo portando avanti ormai da 18 mesi. Siamo qui e qui restiamo fino a che non ci ricevono. Volevo aggiungere una cosa, un mio grande dubbio. Secondo me in questo momento stanno approfittando i sindacati, i funzionari del MIUR, del momento transitorio a livello governativo. Siamo senza governo, senza papa, figli, nessuno, e loro sotto banco stanno approfittando per far ripassare il decreto. Allora chiariamo una cosa, quello che è successo 4 anni fa con la mobilità professionale, e chi parla è un'assistente amministrativa che è stata penalizzata, non lo permetteremo più, abbiamo il sangue agli occhi questa volta, siamo sempre venuti in pace, tranquilli, adesso basta. Ci dovete stabilizzare, dovete eliminare il decreto, aspettare il nuovo governo, come avete aspettato finora. Assolutamente basta! Siamo stanchi, stanchi di subire, quindi mortificazioni. Noi quest'anno, dopo 13 anni che lavoriamo, abbiamo un contratto con una nomina fino avente diritto, che non vuol dire niente, viviamo quotidianamente il nostro lavoro. Personalmente mi sono ammalata e in 13 anni non ho mai usufruito della malattia, mi sono ammalata e sono andata a lavorare con la febbre perché avrei avuto la decurtazione del 50%. Dopo 13 anni come vi permettete di usarci in questo modo? Noi portiamo avanti le segreterie, non le portano avanti i bidelli, non le portano avanti nemmeno i docenti di danno che l'hanno deciso. Fateci lavorare, dateci la stabilizzazione, eliminate il decreto e lasciateci in pace, tranquilli, per 1.000 euro benedetti al mese o benedetti per noi. L'unica rappresentante italiana dei modelli viventi. I modelli viventi subiscono da anni questa precarietà. Nelle accademie di belle arti e licei artistici in Italia sono più di 20 accademie che utilizzano i modelli, e quindi i ragazzi hanno diritto ad avere questa figura per imparare a disegnare. I modelli sono statali, però sempre precari a vita, trattati malissimo, non abbiamo assolutamente igiene, non abbiamo assolutamente materassi su cui sdraiarci, siamo in condizioni pessime. Questa cosa veramente va oltre la salute e io sono qui a rappresentarvi. Grazie. Che anche questa si è presentata la collega, già avevamo detto che stiamo crescendo come rappresentanza della scuola che non c'è, perché noi ci siamo chiamati così nell'ultimo convegno, la scuola che non c'è.
perché ognuno dei segmenti presenti qui oggi è una parte sommersa di una scuola che non si vuole vedere. E i modelli viventi, di cui io seguo un po' le vicissitudini da qualche anno, sono una componente importante che dimostra come in alcune situazioni l'imbecillità e la miopia possa pensare di poter eliminare un personale importante come modelli viventi che oltretutto non hanno alcuna tutela. La collega, come avrà già detto, io ero impegnata nell'intervista, non ti ho sentita, è venuta qui con un permesso 104, proprio per un... Ho dovuto, per questa causa, che appunto abbraccio pienamente, sono assolutamente d'accordo con voi, se non sarei qua, ho dovuto rinunciare a un giorno di lavoro, quindi io sono qui con un permesso non retribuito, quindi io do una parte del mio stipendio per essere qui oggi, perché finché si parla non si fa niente. Io ho detto va bene, rinuncio a quello che sarà, ma sarò là con loro. Ministro, buongiorno! Noi siamo la scuola in tutta Europa, la biblioteca scolastica è il motore delle scuole, i bibliotecari scolastici sono funzione insostituibile e riconosciuta di tutte le scuole degli Stati membri dell'Unione Europea. La cultura passa attraverso i libri. Siamo il popolo più analfabeta o alfabeta dell'Unione Europea, col minor numero di lettori e di utenti di biblioteche, anche fra le persone con un livello culturale progredito. Questa crisi economica è una crisi di valori, è una crisi di ideali. È la cultura che salva le persone, è la scuola, è un'agenzia istituzionalmente deputata alla formazione. Noi siamo la formazione. Noi siamo tutti qui riuniti, docenti dove gli altri compiti che attualmente hanno posto di lavoro nelle biblioteche scolastiche e precari amministrativi. Noi chiediamo solo una cosa, che il decreto venga annullato e siamo tutti qua a calpestarlo con i piedi, come ci avete calpestato voi, che fate pena. Siete insensibili, siete indifferenti, non rispettate l'essere umano, questo avete dimostrato. Adesso basta, ci siamo stancati, dateci delle risposte e subito. Io vorrei ricordare che il precedente ministro di questo, signora Gelmini, ieri era con i nostri soldi a Milano a cantare l'inno d'Italia in maniera assolutamente improbabile per una dimostrazione antimagistratura, cioè contro la legge, contro le leggi del nostro Stato di diritto, contro la Costituzione, opponendosi ad un mandato di un procuratore della Repubblica che chiedeva una visita fiscale per un imputato soggetto a processo. Allora, questa è la signora che ha permesso in prima istanza, perché era ministro in carica quando ci fu il decreto Brunetta, quindi un ministro della pubblica istruzione, ha permesso tutto quello che oggi stiamo subendo e continua a mostrare di sé la sua faccia migliore. Il suo successore, che noi stiamo cercando da giorni e giorni e giorni, non ha mai fatto una sola presenza in maniera culturalmente degna, se non interventi sporadici, e tutte le persone con cui abbiamo parlato, di cui faccio nomi
e cognomi, perché a questo punto Cosentino, Chiappetta, De Angelis, Bono, sono tutte persone che quando sarà il momento saranno chiamate a rispondere del loro mal operato, del loro malaffare, perché qualcuno qui in qualche modo una responsabilità personale se la deve prendere, perché questo è un decreto che stronca la vita di persone malate e purtroppo dico malate anche per malati terminali, perché gente fra di noi che a un certo punto può darsi che non vede la fine di questo anno, può darsi. Stroncare la gente, la vita lavorativa di gente che sono anni che si sbatte nel precariato, stroncare la vita lavorativa anche di queste piccole nicchie come la modella che abbiamo visto poco fa, che sbarca il lunario per un lavoro comunque di grande importanza per istituti culturali e artistici, che ovviamente nella patria di Giotto Caravaggio se frega niente nessuno, figuriamoci un ministero della cultura e dell'istruzione. Allora io chiamo poi a rispondere questa gente che ho nominato e la chiamerò a rispondere fino alla fine, perché poi se questa storia non andrà fino in porto, personalmente, sono Filippo Agostini, andrò con calma a Strasburgo a portare questa istanza a Parlamento europeo e nessuna delle persone con le quali più volte ho parlato tirerò indietro, farò nomi, cognomi e indirizzi e dirò le cose che ho sentito sempre in questo senso. No, la colpa non è mia, questo decreto io non l'ho voluto, è stato il ministro, è stato il sottosegretario. Rossidoria, mentendo, ha detto che è stato 5 anni sulla sedia a rotelle, ha detto una bugia, non è vero, perché se stava sulla sedia a rotelle sul serio, oggi sarebbe qui in piazza con noi, perché il suo posto sarebbe stato questo, non a far finta di fare il maestro di strada, quando qui di noi il maestro di strada l'abbiamo fatto tutti, perché siamo stati nelle periferie, siamo stati nei posti disagiati, io in una scuola non c'era l'acqua potabile, veniva la cisterna del comune a portare l'acqua, nei distretti più strani dove veramente la fatica è fatica, oggi che siamo ammalati, oggi che siamo nella precarietà come ATA, oggi che siamo CC99, CC55, così buttati per strada, non si sa che fine facciamo, diventiamo la pattumiera di questo ministero che è pattumiera esso stesso, che non sa esattamente neanche bene la legge come l'ha impostata. Non c'è nessuno che ci ha detto la legge l'ho fatta io, la legge l'ho scritta io. E queste responsabilità un giorno le pagate tutti. Vorrei ricordare, finisco, che due detenuti, e Anna Grazia lo sa, due detenuti hanno fatto causa allo Stato italiano per le condizioni in cui versavano nella loro detenzione in cella e l'hanno vinta la causa e lo Stato pagherà i soldi, perché i soldi sono oltre i 120 e 160 mila euro per tutti e due, per le condizioni di salute, di struttura, di tutto il resto, nei quali nonostante la detenzione sono stati costretti a vivere. Ho pagato 250 euro per fare questo. No, perché c'è porta.